Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Big, per lo staff di noi malati di tutto. Quest'oggi vi presento un altro squad builder. Uno squad builder fantastico, buggatissimo, eccezionale. Lo vedrete dalle clip che sono fantastiche, quindi guardate tutto il video fino alla fine. Partiamo subito. Bill Hamid, buon portiere. Non fa miracoli, non li fa Neuer, non li può fare neanche un portiere. 68 argento non raro. Però diciamo che quello che ha statistiche è abbastanza decente e mi serve più che altro per l'intesa. Comunque sì, non è malissimo, dai, non ha fatto grandissime papere, forse una o due massimo, comunque abbastanza solido. Centrale di sinistra, Baptiste, un must se volete fare un MLS bronzo. Ottima velocità e fisico, anche il work rate è perfetto, la pezza non si fa mancare niente, insomma. Giocatore ancora più completo perché ha una velocità pazzesca, un muro 1,88, normale alto, si tratta di Ike Opara, buonissima difesa e fisico, un mostro, ha fatto dei salvataggi incredibili e ve lo consiglio, penso che ormai tutti sappiano che è un pallettone. Terzino di destra, Al-Sharani, fortissimo, comprato, all'inizio avevo messo Dickmeyer e Weist, soltanto che poi ho detto, lo squad builder con Dickmeyer, siccome costa 30.000 crediti credo, o un pochino di meno, sarebbe stato indirizzato a meno persone, quindi ho cercato di trovare un sostituto più economico, ma che devo dire mi ha segnato anche di più, guardate, due gol in due partite. Alto di Wurkit, che secondo me è il migliore per un terzino. 5 stelle di piede debole, 92 di velocità, pazzesco. L'ho preso perché mi serviva uno che facesse triple intesa con l'esterno. Ha fatto più con il terzino che l'esterno, il che è tutto dire. Però io vi consiglio anche l'esterno perché non mi ci sono trovato male. Ottimo dribbling, velocità e tiro per Aldo Sari. Fantastico giocatore nel dribbling. Non ha segnato, ma pazienza, cioè ragazzi, ha segnato altri giocatori che poi vedremo. Andiamo con il centrale di destra che è Feilbacher, e diciamo che mi serviva un po' quello che recupera palloni in centrocampo. Se non mi sbaglio c'è anche una sua versione TOTS, non vorrei sbagliare, quindi lasciamola sul forse. Buona velocità, dribbling e passaggio, anche il fisico non è male, recupera palloni abbastanza, mi serviva uno in fase di impostazione perché il centrocampista che gli vado ad affiancare è Minda, un giocatore che devo dire non è neanche dispiaciuto, cioè abbastanza buggatino, ma ha preso più che altro per intesa. Anche lui prezzo abbastanza elevato in quanto le sue copie sul mercato sono poche, ma questa squadra, se volete farla come l'ho fatta io e ve la straconsiglio, dovete prendervi Minda. Devo dire che non mi ha deluso, non gli ho mai bestemmiato dietro, ha fatto soltanto belle cose, niente di sbagliato, passaggino corto e andate sul sicuro. Poi lui ha un attimino anche il compito di recuperare pallone quanto più CDC che il suo compagno. Comunque sia, a chi serve lui? Serve per l'esterno, esterno che forse già intuirete in quanto il terzino che è a lui collegato è Mahrez, che non è niente di che, è abbastanza scarso sia in altezza che in work, in velocità, passaggio, tutto scarso e costa tanto, anche lì perché serve per dare il 9 di intesa a Michael Arroyo, un giocatore per la quale, ragazzi, vale la pena di mettere quei due difensori scarsi, un difensore, quel centrocampista e quel terzino. Vale veramente la pena, per un gol che mi ha fatto, per il dribbling che ha, per la velocità, per tutto, ragazzi, ne vale veramente, veramente la pena. Io ve lo straconsiglio e dopo vedrete che mi ha fatto due gol, ma poi, pazzeschi. Proseguiamo con le due perle insieme a Michael Arroyo, che si tratta di Andrea Raimondi, ottima media goal, un buggatone, e anche lui diciamo un pochettino diciamo preso per far fare intesa alla punta, però devo dire che anche lui secondo me è uno dei tre giocatori intorno alla quale ho costruito tutta la squadra, perché mi ha fatto tantissimi gol, è velocissimo, buonissimo dribbling, straconsigliato a tutti. La punta di diamante di questa squadra è uno dei miei giocatori preferiti, rientra nella mia top 10 degli attaccanti quest'anno su tutto, si tratta di Matteo Mancosu, 43 partite per lui, 67 gol, tutte fatte col mio club e con la mia Serie B. Giocatore mostruoso, ragazzi, che ve lo straconsiglio, cioè è velocissimo. Se è rimasto a Bologna, perché non sono aggiornato sulla sua cessione, l'anno prossimo ce l'avremo anche in Serie A, quindi per una serie aggiornante lo utilizzerò sicuramente. Ragazzi, questa è la squadra complessiva, devo dire una squadra molto solida in difesa, perché quei due mostri in difesa e il terzino che è fortissimo, e vi divertirete tantissimo a usarla perché il giocatore sarà qualcosa di buggato. Con Michael Arroyo potete fare long shot, con gli altri giocatori potete pace abusare e andare in porta tranquillamente. Ragazzi, io vi lascio le clip, ci becchiamo in un prossimo video, da Big è tutto, ciao ciao!